Ben ritrovati qui sulle Fonti TV, stiamo per partire con la seconda puntata di Doppio Binario. Gabriele, cosa ci puoi anticipare oggi? Parleremo degli NPLs, dei cosiddetti crediti deteriorati, vedremo quali criticità sta affrontando questo settore, affrontato durante il periodo dell'emergenza sanitaria, ma anche quali sono le prospettive, quali possono essere anche le eventuali opportunità. Lo faremo con i nostri ospiti, che però presenteremo dopo la pubblicità. Certamente, quindi restate qui con noi. Restate con noi. Come anticipato in apertura, l'emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro paese, ma che ancora affligge molte nazioni nel mondo, ha portato tutto un clima di incertezza e di conseguenza anche l'inizio di una crisi economica. Proprio in questo clima, durante il lockdown, molte attività commerciali ed societarie hanno visto un notevole rallentamento, se non addirittura una totale chiusura. E questo ha coinvolto tantissimi settori dell'economia. Di conseguenza è facile prevedere che il trend futuro porterà ad un aumento degli NPL, ovvero degli stock di NPL, vale a dire dei crediti deteriorati. Probabilmente all'interno dei bilanci delle banche si avrà un aumento dei crediti che in futuro dovranno essere svalutati. Ne parleremo proprio oggi in questa puntata con l'avvocato Brigida Troilo, che saluto ed è qui al mio fianco in studio, ed in collegamento invece abbiamo il dottor Gaetano Lattanzi, che è anche saluto. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno, buongiorno a lei. Dunque, io inizierei dall'avvocato Brigida Troilo. Ecco, lei si occupa nell'ambito del suo studio anche di NPL, quindi sotto il punto di vista normativo, volevo un attimo chiederle, facciamo un passo indietro. Parliamo del periodo lockdown. Quali sono le criticità che sono state rilevate per quanto riguarda proprio le operazioni di NPL in essere? Molteplici. Molteplici perché la crisi che questa epidemia ha provocato in tutti i settori non poteva non riverberarsi anche nel settore strettamente bancario e quindi nel settore del recupero crediti, visto che gli NPE sono i non performing loans, cioè i crediti deteriorati che gli istituti bancari si ritrovano in pancia per il noto fenomeno della difficoltà di non solo del corporate, cioè delle aziende, ma anche del retail, privati e pensionati, di fronteggiare mutui e finanziamenti. Le difficoltà. Nello specifico, per appunto arrivare al dunque, le maggiori criticità e difficoltà sono state costituite dal cosiddetto cash in court, che è costituito da tutta quella consistenti somme di denaro ricavate dalle vendite delle procedure esecutive, sono però rimaste tra virgolette custodite presso gli uffici giudiziari nell'ambito delle procedure esecutive intraprese per appunto il recupero di questi crediti deteriorati e non sono stati distribuiti. Perché? Perché, come è noto, le procedure esecutive hanno anch'esse, unitamente a tutto il resto del sistema economico, subito una sospensione, non un semplice rallentamento, una sospensione provocata inizialmente da una interruzione delle attività giudiziarie, che per quanto riguarda le aste immobiliari ha addirittura determinato una sospensione per 6 mesi fino al 31 luglio del 2020 per quanto concerne ad esempio il Tribunale di Roma, presso il quale io esercito prevalentemente, ma anche Milano fine giugno. Le date sono state un po' diversificate da ufficio ad ufficio, però sostanzialmente questo è avvenuto in tutta Italia. E la sospensione delle aste ha determinato ovviamente il
blocco dei tentativi di, dei cosiddetti esperimenti di vendita degli immobili oggetto di esecuzione. A questo poi si aggiunga anche la inevitabile carenza di liquidità che il sistema bancario si è ritrovato ad affrontare a causa della cosiddetta moratoria dei finanziamenti che il governo, nell'ambito della rispettabilissima esigenza di tutela del patrimonio delle famiglie, innanzitutto ha stabilito di appunto concedere delle sospensioni nel pagamento dei mutui e dei finanziamenti fino a settembre. Tutto questo si è riverberato ovviamente sul sistema bancario che non ha naturalmente potuto conseguire liquidità dal ricavato delle vendite e le aste appunto bloccate da una parte e dall'altra neppure dal pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti che appunto sono stati sospesi. Questa situazione ovviamente ha determinato intuibili difficoltà per il sistema bancario, non così gravi, questo va detto, almeno sulla base di quello che gli analisti sostengono, come la crisi del 2008, perché pare che le dimensioni di questa attuale shock che comunque il sistema bancario ha subito non ha raggiunto e non raggiungerà le conseguenze invece appunto del grande shock del 2008, grazie proprio alla maggior capitalizzazione del sistema bancario, ad una maggior strutturazione anche dei servicer dei quali le banche si servono per appunto le attività di recupero crediti. Ciò non toglie però che i numeri sono spaventosi, c'è stata una riduzione del ben 60% di aste immobiliari nell'arco di appena 3 mesi, il primo trimestre del 2020 appunto ha registrato una riduzione così consistente che nei numeri è tanto, veramente tanto. Vediamo, la ringrazio allora, io vorrei chiedere proprio a proposito di quello che lei ha appena detto al dottor Lattanzi. La sua è una grande banca che opera a livello internazionale, quindi chi meglio di lei può descriverci questo scenario che si è avuto durante il lockdown? Ecco, capiamo quali sono le criticità che state riscontrando. Quello che ha appena detto l'avvocato Troilo rispecchia esattamente quello che anche voi avete riscontrato in questo periodo oppure ci sono delle discrepanze? Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto la collega Troilo. Alcune precisazioni su certe dinamiche interne e anche gli effetti esterni. Innanzitutto dal punto di vista proprio processuale, condivido quanto riferito dalla collega circa il fenomeno dei cash in court, ma allo stesso tempo devo segnalare che l'impatto maggiore non è stato tanto il tema degli incassi, ma ancor di più dello spostamento dei principali incombenti anche a un anno e mezzo di distanza rispetto alle udienze che si sarebbero dovuto tenere durante il periodo del lockdown. Vi faccio un esempio: tutte le udienze di vendita che erano previste nel primo semestre ci sono state spostate nel secondo semestre dell'anno prossimo. Questo comporta quindi un allungamento notevole dei tempi della giustizia. Allo stesso tempo, poi queste aste saranno battute in un momento di mercato probabilmente meno fruttuoso rispetto a quello che stavamo vivendo, perché il mercato immobiliare sconterà nel frattempo il fenomeno Covid e quindi ci aspettiamo che quelle aste che si sarebbero dovute tenere nel primo semestre dell'anno si terranno nel secondo semestre dell'anno prossimo, ma che in gran parte probabilmente andranno tutte deserte a seguito del fatto che si saranno tenute in un momento di mercato non così positivo. Che cosa vuol dire tutto questo dal punto di vista invece interno, esterno, per meglio dire macroeconomico, che le banche si troveranno a dover aumentare le proprie rettifiche di bilancio e come conseguenza, mutando notevolmente il coefficiente monetario, probabilmente le banche reagiranno diminuendo i prestiti, diminuendo gli impieghi. L'altro aspetto importante
che dovrebbe ancora aggravare di più la situazione, a mio modesto avviso, come anche quello dell'avviso dei nostri analisti, è che, vi faccio un esempio, per quanto riguarda i mutui retail, prima casa, la mia banca ha circa 15.000 clienti in Italia. Di questi 15.000 clienti abbiamo concesso circa 1.500 sospensioni Covid a soggetti che in questo momento erano in bonus. Che cosa succederà tra 6 mesi, 9 mesi a questi soggetti non ci è dato sapere, però se questi iniziano a non pagare, quando la sospensione Covid terminerà, rischiamo una nuova ondata di crediti deteriorati. Ecco, anticipato. Quindi, un po', sì, mi l'ho interrotto, voleva chiudere, dottor Cattanzi? No, questa è un po' la mia prima risposta, quindi un impatto di natura processuale ulteriore a quello dei cash in court, quindi non solo che determinano rettifiche di bilancio importanti, quindi non solo non abbiamo incassato i soldi che ci aspettavamo di incassare, ma soprattutto non si sono tenute e si terranno tra circa un anno le aste che ci aspettavamo si sarebbero tenute, ma soprattutto si terranno in un momento di mercato immobiliare molto diverso. Punto. Ecco, io ritornerei di nuovo all'avvocato Troilo. A questo punto facciamo un punto un po' della situazione, anche di quelli che sono gli scenari attuali, e quindi andiamo a vedere in maniera molto sintetica. Vi faccio, ecco, due ultime domande di chiusura, una a lei avvocato Troilo e poi ritornerò anche al dottor Lattanzi. Io volevo un attimo capire con lei in maniera molto sintetica quali sono le criticità attuali di apertura e chiusura delle operazioni, se vogliamo sintetizzarle, cosa si prevede in futuro? Sì. L'avvio e la chiusura delle operazioni sono condizionati soprattutto dallo stato di incertezza, perché gli stessi analisti sono nella difficoltà più totale di prevedere quello che sarà lo scenario prossimo, non solo perché la crisi emergenziale è ancora in corso, ma soprattutto perché la crisi riguarda non solo appunto l'Italia, ma addirittura tutto il mondo. Sicuramente le difficoltà maggiori dell'avvio e della chiusura delle operazioni sono legate, o meglio, devono essere affrontate con dei maggiori accantonamenti. Le banche sono costrette a fare dei maggiori accantonamenti per poter proseguire nell'attività di gestione dei crediti deteriorati, e in modo tale da non trovarsi poi nella difficoltà di una svalutazione degli stessi, perché il problema è proprio questo, uno dei tanti in realtà, probabilmente quello che il sistema bancario avverte in modo appunto più grave, e cioè quello della svalutazione dei crediti deteriorati, con la conseguenza ad esempio della impossibilità di rispettare una serie di condizionalità che il sistema normativo europeo impone, e naturalmente il rischio ancora più grave del cosiddetto accaparramento da parte dei grandi investitori esteri, che naturalmente dove trovano possibilità di speculazione, chiaramente sono lì prossimi ad approfittarne. D'altra parte le banche sono costrette a, comunque a disfarsi tra virgolette di questa immensa mole di NPL sempre in crescita, e quindi alla fine chi inevitabilmente si ritroverà a perdere sono appunto le banche, il sistema bancario, indubbiamente il sistema bancario. Bene, io ecco volevo chiudere con una domanda veloce al dottor Lattanzi di chiusura. Cosa prevederà per il futuro? Già un po' ce l'ha anticipato, una sua riflessione di chiusura. Guardi, per quanto riguarda il mondo retail, ovviamente dobbiamo aspettare, dobbiamo vedere quante delle sospensioni Covid accordate diventeranno NPL. Per quanto riguarda il mondo, noi come dicevo ne abbiamo accordate circa il 12% del portafoglio. Per quanto riguarda il mondo corporate, ovviamente dobbiamo aspettare i risultati delle normative di supporto che arriveranno sia da parte del governo che da parte per il tramite dell'Europa,
Certo è che la capacità reddituale di rimborso dei soggetti esposti verso il sistema bancario probabilmente si ridurrà e qui sarà molto importante che ognuno faccia la sua parte. Il governo, l'Unione Europea, ma anche le banche devono attrezzarsi per cercare di sostenere al meglio l'economia reale. Io la ringrazio, ringrazio il dottor Lattanzi che è in collegamento con noi oggi. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E ovviamente ringrazio l'avvocato Troilo qui al mio fianco per averci accompagnato in questo viaggio, diciamo, almeno nella prima parte. Poi naturalmente con lei ci vedremo anche nella seconda parte. Pochi minuti di pubblicità e poi rientriamo in studio con, appunto, come anticipato, la seconda parte di Doppio Binario con Gabriele Ventura e i suoi ospiti. Restate qui con noi. Ben ritrovati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Se appunto nella prima parte ci siamo concentrati sulle tante diverse criticità che sta attraversando e che ha attraversato durante l'emergenza sanitaria il settore degli NPLs, ci concentriamo ora sul futuro, come si stanno muovendo gli operatori anche specializzati nel recupero crediti e su quali sono le eventuali opportunità per le imprese che hanno in pancia crediti deteriorati. Lo faremo con i nostri ospiti che vi presento, l'avvocato Brigida Troilor, senior partner dello studio legale Lombardo, ancora con noi. Buonasera. Buonasera. E il dottor Paolo Pellegrini, direttore generale Cerved Credit Management. Buongiorno. Buonasera a tutti. Buonasera e bentrovato. In collegamento, chiaramente. Avvocato Troilo, io partirei da lei, cito solo alcuni dati che sono usciti proprio in questi giorni. Per l'Italia lo stock di NPL, se era pari a 135 miliardi di euro a fine 2019, la previsione è che nel triennio 2020-2022 se ne aggiungeranno altri, la forbice tra i 45 e 55 miliardi. Questo a livello italiano. A livello europeo invece le banche dovranno fare i conti con 400 miliardi di perdite sui crediti. Si tratta di uno dei dati peggiori, appunto, non peggiore rispetto alla crisi, appunto, come diceva prima, del 2008, ma peggiore degli ultimi anni. Partiamo da questi dati per analizzare quello che potrebbe essere il futuro del settore. Prego. Sì, indubbiamente, e questo ormai è scontato, non c'è sistema bancario che possa reggere a quello che appunto sta per avvenire, se non sottoponendo le proprie strutture ad una ristrutturazione totale. E quando dico sottoporre le proprie strutture ad una appunto ad una ristrutturazione, intendo dire una revisione della totalità dei criteri di gestione dei crediti deteriorati che si è avuta finora e quindi anche il rapporto con i servicer. Diciamo che sicuramente lo Stato ha fatto ha dato il suo contributo in questo, perché il decreto rilancio ha introdotto una importantissima possibilità per le banche, che è quella di poter detrarre il 20%, almeno nel limite il 20% delle operazioni di cartolarizzazione, imputando appunto in questa percentuale il ricavato alle tasse di prossima, di immediate, le cosiddette DTA, appunto imposte di immediata riscossione. E questo vuol dire già per le banche la possibilità appunto di derivarne liquidità immediata.
Non solo, questo appunto per le banche, anche i servizi sono stati tra virgolette aiutati dallo Stato nel momento in cui è stato previsto almeno fino al 31 luglio del 2021 il cosiddetto svincolo dai criteri e dai vincoli del decreto Brexit che come è noto quantomeno nell'ambiente comportano una serie di scadenze di pagamento dei crediti oggetto di gestione alle rispettive scadenze. Ecco, queste scadenze sono state appunto dal Ministro dell'Economia anche queste sottoposte a delle sospensioni e poi dei differimenti, che quindi vuol dire per i servizi la possibilità quantomeno di ad esempio non andare incontro alla più grave delle sanzioni, che è quella della sostituzione con altro servizio nel momento appunto in cui non riescono a rispettare determinate scadenze, le scadenze appunto poste dal decreto Brexit. Quindi indubbiamente, questo è scontato, la crisi ha messo in difficoltà il sistema bancario, ma dobbiamo cercare di cogliere in questa crisi una sorta di resilienza, come appunto si suole dire, che è proprio il monito a rivedere la politica della gestione degli NPL o anche degli UTP, che come è noto sono quelle situazioni economiche di incaglio, che non sono quindi ancora delle situazioni di manifesta insolvenza e che possono ancora essere recuperate. Come? Una delle possibilità potrebbe essere ad esempio la transazione, quindi transazione a saldo e stralcio un pochino più vantaggiose per la controparte, retail o corporate che sia, al punto di consentire al debitore di fronteggiarli realmente. E siccome, come si è detto anche nella prima parte della trasmissione, è inevitabile che i debitori cresceranno purtroppo, soprattutto nel primo semestre del 2021, le banche dovrebbero, come dire, fare un po' da subito i conti con questa realtà certa, appunto per rivedere nell'ambito di questa ristrutturazione della politica di gestione dei crediti deteriorati anche questo aspetto, quello appunto delle transazioni a saldo stralcio. Questo certo. Quantomeno un mio modesto parere. Certo. Alla luce. Ecco, appunto, dottor Pellegrini, io mi ricollego insomma a quanto diceva l'avvocato Troilo e le chiedo qual è adesso in questo momento il ruolo degli operatori, no? Specializzati. Ricordiamo che Cerved nel pre-lockdown, cioè prima che appunto scoppiasse tutta l'emergenza sanitaria che conosciamo, aveva avviato una trattativa per la cessione della divisione, no? Che si occupa di gestione e recupero crediti. E ora? Ma allora, come si dice in gergo, il Covid è stato un po' un game changer, no? Ha cambiato un po' lo scenario. Adesso lei ha parlato di 45-55 miliardi di nuove sofferenze previste nei prossimi anni. Io ho visto anche stime che vanno dai 60 ai 100, quindi poi dopo dove si atterrà lo scopriremo soltanto nei prossimi anni, ma sicuramente è qualcosa che ha cambiato un po' le prospettive. Diciamo che all'interno del settore molti stavano iniziando a pensare che si fosse un po' su un picco, che insomma, considerando insomma, la montagna di sofferenze che erano state generate dalla crisi precedente, che si stavano pian piano svuotando, anche nell'industria dei service si fosse su una specie di picco di valutazione, per cui potesse essere comunque conveniente, diciamo, valorizzare al meglio una propria divisione attraverso anche una operazione straordinaria. Diciamo che lo scenario attuale è uno scenario in cui fa prospettare chiaramente non è una notizia positiva forse per l'Italia, però diciamo per l'industria dei service un periodo nei prossimi 3-4 anni dove ci sarà ancora tanto da fare. Io volevo però insomma dare un po' una nota di ottimismo, perché se ricordiamo la precedente crisi ci ha portato l'Italia a vedere un volume di NPL che era esploso da 40 miliardi a 200 miliardi, ma in una tempistica molto lunga, perché dalla crisi del 2008-2009 il picco degli NPL si è raggiunto nel 2015. Quindi nell'arco di 5-6 anni era esplosa questa montagna di NPL che aveva ingolfato i bilanci delle banche. Ma questo perché le banche non erano strutturate, cioè si erano proprio ingolfate, non erano attrezzate con una serie di strumenti e meccanismi che permettessero loro di gestire
o internamente o attraverso servizi specializzati o attraverso cessioni questo volume di NPL che pian piano è montato perché le banche non erano nelle condizioni di lavorarlo. Io penso che le condizioni dell'industria bancaria, dell'industria dei service oggi siano molto migliori rispetto a quelle di qualche anno fa. Saremo chiamati tutti a fare gli straordinari, questo è indubbio, ma io sono convinto che non si ripeterà quello che è successo, che non ci sarà un'esplosione di NPL sui bilanci delle banche così forte come quella che abbiamo visto lo scorso periodo. Io ricordo che le cartolarizzazioni erano completamente assenti dal mercato da diversi anni. I service, noi eravamo già il secondo service per dimensione, eravamo un terzo in termini di dimensione di quello che siamo oggi. Solo pochissime banche avevano avviato degli accordi strutturali con service specializzati. Ora sono più quelle che l'hanno fatto e quelle che non hanno fatto. Quindi io sono convinto che ci siano tutti gli strumenti sul tavolo per poter gestire questa crisi che inevitabilmente ci sarà, ma con una maggiore efficienza rispetto alla precedente. Certo, sicuramente c'è una consapevolezza diversa rispetto al 2008, dove ancora appunto il mercato degli NPL era proprio agli albori. E, Avvocato Troilo, io le chiedo però se e quali, visto che appunto sono diverse le imprese che hanno in pancia appunto dei crediti deteriorati, se quali opportunità ci potrebbero essere. Il decreto Cura Italia, per esempio, ha previsto degli incentivi fiscali, no, in questo senso. Esatto, sì, il decreto Cura Italia ha previsto non solo, come prima dicevo, la possibilità per i servicer di almeno temporaneamente essere svincolati dai condizionamenti del MEF introdotto dal decreto Brexit, ma ha previsto appunto la possibilità di, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione che concluda entro il 31 dicembre del 2020, di sostituire una parte appunto dell'importo versato, dell'importo relativo ai crediti deteriorati con credito d'imposta, quindi una conversione che comunque vuol dire soprattutto liquidità nelle casse delle banche. Sicuramente questa è una prima misura d'aiuto per le banche, ma indubbiamente non sufficiente. Perché, come dicevamo inizialmente, le banche si ritroveranno inevitabilmente a dover fronteggiare una crescita esponenziale dei crediti deteriorati, senza avere la possibilità di una gestione, come dire, capillare, perché sono pochi gli istituti bancari che hanno i cosiddetti servicer interni, quindi hanno una possibilità di controllare l'attività di recupero crediti. La grande maggioranza è solita affidarsi ai servicer, che però non sempre si trovano nelle condizioni, anche per un discorso di professionalità, che soprattutto nei piccoli servicer manca. Non parliamo certo di Cerved, che ovviamente non rientra in questa categoria, però ci sono tanti altri piccoli servicer, che ovviamente di cui non faccio nome, che questa professionalità non possiedono, con la conseguenza che l'attività di recupero crediti non viene svolta sul piano temporale e sul piano proprio delle modalità, in modo tale da riuscire a portare il risultato, e questo non si riverbera negativamente solo per il servicer in sé, ma soprattutto ovviamente per il titolare di quel credito, di cui il rischio per le banche che non siano riuscite a portare a termine le operazioni di cartolarizzazione previste e di ritrovarsi di fronte a delle perdite smisurate rispetto al valore originario del credito. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire una difficoltà per le banche che può e deve trovare soluzione solo dai grandi soggetti regolatori, BCE ovviamente, EBA e naturalmente Banca d'Italia. Il
come dire, la mancanza di un intervento dei tre grandi soggetti bancari, non, ovviamente a livello appunto europeo e mondiale, non può più certo. essere differito nel tempo, questo ormai è certo. Ecco, e dottor Pellegrini, si faceva appunto riferimento alla professionalità di alcuni servicer e mi ricollego a questo aspetto in questo senso. A suo avviso ci sarà una ripercussione anche proprio nelle, diciamo negli assetti anche a livello internazionale? Si prevedono magari delle aggregazioni oppure cambierà appunto il mercato, il mondo dei servicer? Ma allora, premesso che comunque aggregazioni sono avvenute ed erano allo studio, al di là del nostro caso, comunque il mercato è molto, molto dinamico e quindi penso che ci siano un sacco di operatori di media grande dimensione che siano oggi comunque possibili oggetto di operazione di fusione e aggregazione. Io quello che vorrei dare oggi è proprio anche una vista un po' internazionale, perché l'ambito del recupero crediti è un ambito di eccellenza dell'Italia, nel senso che per necessità abbiamo sviluppato piattaforme, strumenti, professionalità che all'estero sembra strana ma ci invidiano, tant'è che in Grecia hanno copiato la nostra, copiato, insomma, hanno preso spunto dal nostro decreto GAX per replicarlo con un decreto simile, si chiama Hercules, però di fatto è molto simile alla GAX italiana. Noi siamo coinvolti spesso in Grecia, dove comunque le nostre andiamo a supportare le banche greche nel predisporre le cartolarizzazioni, perché loro stanno iniziando, noi siamo avanti di 2 o 3 anni. La precedente crisi aveva colpito solo pochi paesi del sud Europa. Questa crisi, secondo me, in modo differente, ma colpirà un po' tutta l'Europa. Quindi paesi dove fino a un po' di tempo fa non si pensava che ci potessero essere mercati di NPL interessanti, come la Francia piuttosto che la Germania, magari non in misura così pesante come quella che è successa in Italia, ma sicuramente avranno un'ondata, perché il Covid, la chiusura, il lockdown ha impattato un po' tutte le economie, no? E io penso che sia un'opportunità anche per gli operatori italiani di guardare all'estero. Ci saranno l'opportunità di entrare in nuovi mercati e spendersi le nostre professionalità anche all'estero. Bene, appunto è un messaggio molto importante, insomma, quello che sottolinea l'eccellenza italiana nel recupero crediti e insomma in tante altre cose che sono emerse durante questa crisi. Io vi ringrazio molto per il vostro contributo, grazie per essere stato grazie con noi all'avvocato Brigida Troilor. Grazie a lei. E grazie al dottor Paolo Pellegrini. Grazie a voi, grazie mille. Grazie. Un saluto anche ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.